tutte le risorse di fantasia e di tecnologia per inventare qualcosa di nuovo. Ecco, su questo siamo d'accordo. Dopodiché, Carlin Petrini e il sottoscritto sono un po' diversi, forse nella costituzione fisica non tanto, ma sul resto della diversità degli uomini, ma la concezione di fondo è quella importante, salvare la specificità italiana, contraria alla massificazione dei prodotti. Insomma, se qualcuno si ricorda 15-16 anni fa, quando credo che sia venuto qui la prima volta, i tentativi per cui mi chiamò Enzo Ghigo, allora, a Parigi, non so, la cultura dominante era quella del fast food, cioè slow food nasce come contrasto all'omologazione dei gusti tipica dei fast food, la burger uguale in tutto il mondo, la burger con lo stesso prezzo in tutto il mondo, tant'è vero che valeva come fixing del cambio fra dollaro e rublo a un certo momento, ecco, nasce come contrarietà a quello, insomma ne abbiamo fatta di strada da allora, no? Bloccare la ricerca, bloccare in nome di un'ideologia, a me sembra che sia sbagliato. Dopodiché potrà essere giusto decidere di non utilizzarli, di non farli in Italia, di ritenere che sia per noi conveniente non averli, ma come si fa a dire alle università no, lì non ricercate? Intanto le università del resto del mondo e ahimè soprattutto le multinazionali lo fanno. Quindi però le gemme sono un passo indietro, non un passo avanti. Questo lo dice lei, permetta che qualcuno abbia, soprattutto nella comunità scientifica, un'opinione anche diversa, è il senso del mio discorso, si confrontano tesi e non si danno assiomi.